Originale per dei cattivi. E allora, si acchiappano i cosi rossi, ok? Non si può girare in tondo all'infinito! Mi verrà una crisi epilettica! Ok, non si è andato troppo male. Per il disturbo voglio offrirti il tuo primo lancio col paracadute. Senza paracadute. Allora, come va, salsicciotto? No, sto scherzando. Sei molto sexy così, lo sai? Ma quando è che ti levi le calze? No, non prenderla così. Guarda che cosa ho trovato. Il manuale. Qui c'è tutto. Se leggiamo, scopriremo come cavarcela. Allora, c'era una volta il lume, l'armonia, l'amore, la pace. Ma è una sceneggiatura. All'improvviso, Andrei trasforma i lume rossi in Udlum. Il mondo è in pericolo. Ah, ecco, qui dice che Globox se n'è andato con le tue mani. Beh, fifone com'è, sarà nascosto da qualche parte. Ah, non sarà facile mettergli le mani addosso, soprattutto per te. A proposito, ho dimenticato di dirti, ogni tua azione ti fa segnare dei punti. Ecco, guarda il contatore, ti faccio vedere. Quando segni dei punti, compare l'indicatore e passi in modalità combo. È qui che si fa interessante, perché in modalità combo le tue azioni valgono molto di più. Ma non esaltarti troppo, perché la modalità combo scompare se non segni altri punti. Ultima cosa, i punti fanno accedere a dei livelli nascosti, quindi cerca di fare il punteggio migliore. Beh, il manuale non è straordinario, ma cercando bene si dovrebbero trovare due o tre cosette. Ecco, qui dice che per saltare bisogna utilizzare il pulsante di salto. Ma davvero, chi l'avrebbe detto? E qua dice che per attaccare bisogna prendere... il pulsante di attacco! Bravo! Sul serio? Pagano davvero della gente per scrivere queste stupidaggini? Ah.
Roblox. Ci si rivede in Rayman 4. Ma chi ha cantato la musica? Spero di non aver fatto niente. Musica, dove sei? Chiudi e fammi uscire di qui! Rayman, bisogna che vada a farmi curare. Non arrivati mai dal corridore della foresta! Thank you.
Non ne voglio sapere. Andate a fare le vostre porcherie altrove. Thank you.
Finalmente siamo arrivati nella landa. Comunque qui è stranamente caldo. Ma aspettavo che la landa fosse spaventosa e piena di fantasmi. Invece no. Che sciocco! Che sciocco! Che sciocco! Come un scemo! Oh, aiuto! Oh, aiuto! Smettila di mangiarti le caccole! Ho il piacere di essere seduto! Rayman è sempre lui il più forte, e anche il mio migliore amico. Anche il mio migliore amico! No, questa volta non ci vado, ho paura dei dottori. Ah.
soccorso! Soccorso! Ehi, non c'è qualcuno che ha dello sciroppo per la tosse? Vi divertite molto a prendervela con uno tutto solo? Sì, perché? Ti dà fastidio? Oh no, certo che no, che idea! Soccorso, soccorso, soccorso! Soccorso, 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 soccorso. Pure vedremo come te la cavi nella rete.
che tipo di potere ti ha dato il Tetris. Niente mi farà muovere da qui! Ah, Reflux e Andri hanno unito le loro forze e hanno rubato lo scettro di Gumzi, il re bambino degli Gnaren. Potranno invocare i Leptis e acquisire poteri inimmaginabili. Questa porta dà su una scorciatoia che vi permetterà di riprenderli. Affrettatevi! Sono carini quei guaritori, ma se vogliono che ci si affretti potrebbero almeno darci una mano. Roba da matti! Tutte le volte che c'è da salvare il mondo non c'è mai nessuno! Meno male. Com'è? Siamo ancora arrivati! E i guaritori hanno il coraggio di chiamarla scorciatoia! Per fortuna ho capito come si apre la porta, ma comunque... Rottami Glut! La scorciatoia fa una nuova deviazione! Ho la sensazione che tocchi di nuovo a me. No! Sala Kabula, bici Kabula, bipidibopidibu. Tardi, Reflux e Andri si sono già imbarcati. Beh, se riescono a invocare il Leptis, riducono il mondo in fumo. No. Prendete la barca e riacciuffateli. Cercarti. Oh, Rayman! Mandalo
sono certo. Una buona madre sa sempre cosa combina il suo bambino. Soccorso. Buongiorno. State entrando nel quartier generale di Black Luna. Temperatura esterna, meno 52. Temperatura interna, 37,2. In incredibilmente seducente la signora. Siete entrati nella fonderia, il posto più caldo di Black Luna. Il controllo traffico aereo annuncia che il Lexis sta per atterrare in cima alla torre. A causa dell'estrema suscettibilità del vi preghiamo di non bere in sua presenza e di evitare di controllarvi la temperatura interna. Coloro che pensano ancora che Rayman sia più evoluto di me, pongo questa semplice domanda. Avete contato quante volte ha perso Rayman dall'inizio della partita? In ogni caso certo più di me, visto che io non ho mai subito sconfitte. Conclusione? Tutte le uscite! Rayman non deve...
Cosa ho trovato? Non so dove sono i freni! Globox, come va? Globox, rispondimi! Oh! Hai avuto paura, eh? Oh, i miei occhiali! Andrea e papà e lo zio Rayman! Stiamo arrivando! Ci si diverge. La grossa di noi. La grossa di noi. La grossa di noi. Rayman, hanno beccato. Avrai una penalità. Guarda gli ingranaggi! Incredibile! Andrei gioca già al meccanico! Oh, com'è grande l'appartamento di Andrea! Che feste ci si potrebbero fare! Andrea, mi senti? Il tuo loft è strepitoso! Forse ci manca solo una finestra! Oddio. Il mio Andrea! Dicono che stai invocando il possente Tetri! Dimmi che non è vero!
Non so se è una buona idea.
potrebbe divertirsi.